www.sport. Eccoci qua per la seconda parte di Punto Sport. Partiamo subito con la Lega Pro 1, dove la Virtus Entella ha ottenuto un pareggio al 90° minuto grazie alla zampata di Guerra. Un pareggio a Pavia molto importante, l'ennesimo ribaltamento di un risultato appunto dei uomini allenati da Luca Prina. Intanto vedete qua il tabellino, manca il risultato di Albino Leffe e Treviso che stanno giocando in questo momento. Danilo, ti chiedo subito un punto importante anche per come è arrivato. Sì. Meno brillanti forse. Meno brillanti. L'Entella in trasferta è un'altra cosa rispetto alla Virtus che si vede in tutte le due partite che abbiamo visto in casa. Sicuramente c'è un altro gioco, c'è un altro atteggiamento, un'altra mentalità. È vero il discorso della rimonta. Io potrei obiettare che devi risalire quando cadi. E per esempio, ieri l'Entella con il Pavia per un tempo non c'è stata in campo. Il Pavia non è certo forte come il Trapani, non è neanche forte come un Albino Leffe o un Atrizium. Quindi evidentemente anche con i dovuti problemi, con i noti problemi di assenze, c'era qualcosa che non quadrava. Poi è chiaro che preso lo schiaffone, come faceva osservare Mr. Prina, dobbiamo prendere lo schiaffone per svegliarci. Sarebbe auspicabile che partissero subito svegli, ma evidentemente è una squadra che ha questo forse problema più mentale che fisico, tattico, tecnico. Nel secondo tempo li ha messi lì, però anche questo è significativo il fatto che sia arrivato il gol solamente proprio all'ultimo secondo, una grande ingenuità del Pavia che prima ha preso una punizione che non doveva prendere, come faceva osservare Mister Roselli nel dopopartita, e soprattutto ha lasciato, marcando a uomo, io che sono un fautore del marcamento a uomo sulle palle native. Anche perché tu sei stato un difensore. Eh sì, ma il marcamento a zona mi fa venire l'orticaria. Questa volta però hanno marcato a uomo, ma hanno perso completamente Guerra. È stato Vannucchi che gli ha dato una palla incredibile col contagiri sul secondo palo, lui è andato dentro. E da osservare che Guerra, avendo giocato in pratica tre partite e uno spicciolo, ha fatto quattro gol. Eh sì, hai detto bene, perché nella classifica abbiamo messo classifica cannoniera, abbiamo messo Guerra con tre gol, in realtà ne ha fatti quattro. Può anche sfuggire un errore, l'ho commesso io. Uno con l'Atrizium, due con il Treviso, niente gol con il con l'Albino Leffe a Bergamo, col Trapani non ha giocato, ieri ha giocato mi pare un quarto d'ora scarso. È significativo il fatto che era un giocatore che era arrivato a Chiavari con il discorso che segnava poco, perché sì, era bravo, punta brava, Piacenza, Spezia, ma aveva fatto al massimo 6 gol in un anno, ne ha fatti 4 in 4 partite, e quindi insomma evidentemente qui ha trovato l'ambiente ideale, probabilmente anche il tecnico e il modulo di gioco ideale. È molto importante che l'Entella trovi questo qua, credo che l'Entella a questo punto deve rivedere, per poter fare un salto in più, che già è seconda, stiamo parlando di una squadra che è la matricola seconda, dovrebbe forse in difesa, anche il gol preso ieri, non ci sono delle colpe precise nel reparto arretrato, nella copertura, nella fase difensiva. Se fa quel salto lì, certo che l'Entella potrebbe rimanere in quella zona lì, interessantissima dalla classifica. Ecco, Danilo, tra l'altro, peccato per questo calcio scommesse che ha fatto retrocedere squadre come Lecce, se no quest'ora parleremo di primo posto. Sì, è ancora presto, tieni presente che qua c'è la squadra che riposa, che è un vero incubo perché bisogna fare i calcoli, poi sono delle squadre con delle penalizzazioni, però è chiaro che qui Lecce fa, almeno a giudicare queste prime 5 giornate, fa un altro mestiere, sì. Non è proprio fuori portata. Giustamente ieri Ruotolo, nella dichiarazione, ha detto, Gennarino Ruotolo, anche se Genoa è una cosa giusta, l'ha detta anche lui, ha detto che Lecce probabilmente non avrebbe difficoltà a fare bene anche in Serie B, diciamo da mezza classifica in Serie B, quindi figuriamoci in C1 che c'è già uno scartel indietro non indifferente. A parte questo, io credo che la Cremonese, che doveva essere l'anti-Lecce, sta deludendo, e altre squadre che possano, non dico essere inferiori, ma superiori all'Entella, per adesso non le vedo. È chiaro che, ripeto, bisogna andare con piedi di piombo, anche perché questa squadra in questo momento sta facendo veramente il massimo, tenendo conto che non ha mai avuto a disposizione Prina, non dico la squadra completa, ma almeno la squadra che ha in testa. Ha sempre dovuto adattare. Ieri, per esempio, qui a Pavia ha giocato Russo, ha giocato centromediano metodista davanti alla difesa, un vertice basso del rombo, ha dovuto mettere ancora una volta, prima è partito con Falcer,
e poi con Zampa a sinistra, che sono due destri, quindi insomma ha dovuto fare degli adattamenti. E davanti c'era di punta Argeri, che è un 94, non dimentichiamocelo mai, perché qualcuno, sì, ho visto anche qualche voto che mi ha lasciato un po' perplesso oggi, sono dimenticati questo ragazzo qui, mi pare due o tre campionati fa giocava in promozione, ecco. Prossimo impegno, Danilo, sarà contro la Reggiana. Situazioni infortuni, si cercherà di recuperare qualche duro? Dunque, c'è Amlin ancora squalificato, deve ancora la seconda giornata. Infatti sono tutti quelli che giocheranno probabilmente con Savona. E poi c'è il discorso, i tre grandi, gli ultimi tre sono rimasti. Allora, Marchi e Guerra hanno superato i loro problemi, devono solo giocare, prendere confidenza con i 90 minuti, o comunque acquisire un po' di fondo. Il problema sono, a parte vabbè, l'under Pisano, che non dico che non sia importante, però insomma è sostituibile, il problema sono Raggio Garibaldi e Rosso, il bomber dell'anno scorso. Sono due problemi distinti. Il problema di Raggio Garibaldi è uno stiramento al polpaccio dovuto al fatto che dopo l'infortunio che la botta aveva preso con la Reggiana in Coppa Italia, è stato fermo 50 giorni, è rientrato subito, magari ha voluto dare tutto subito, ha avuto un problema muscolare. Si spera un mese. Quindi ancora 2-3 settimane. Per quanto riguarda, sono servita appunto la grande punizione di Vannucchi, sì. Per quanto riguarda il discorso di Rosso è un mistero, quello te lo dico onestamente, ma non è un mistero perché ci sia qualcosa da nascondere, perché ancora adesso i sanitari non sono sicurissimi di aver capito che cos'ha questo ginocchio che non mette giudizio, ricordiamolo, dal mese di maggio, cioè dalla fine dello scorso campionato. Sì. Lui giocò già i playoff non al massimo della condizione perché giocavano delle filtrazioni. Hanno provato a farlo giocare la prima di campionato, ha fatto due gol, ma poi ha dovuto fermarsi perché i dolori sono molto forti. È chiaro che anche il giocatore è molto nervoso perché non si riesce a capire che cosa di preciso cosa abbia questo ginocchio. Non devo essere certo io a dirlo, cioè dovranno cercare di capirlo bene prima di rimetterlo in campo, perché qui si rischia sennò di che la cosa si allunghi parecchio. Il mister però devo dire che negli ultimi giorni ha detto è fiducioso che si possa appresto comprendere bene che cosa abbia e trovare la cura giusta. E parlavi del mister, allora ascoltiamo Luca Prina al microfono di Marco Bianchi, detto stampa appunto della Virtus Entella, e poi ovviamente torniamo in studio. Mister, un pareggio arrivato all'ultimo minuto, ma mi pare tutto sommato per quello che ha fatto vedere soprattutto nel secondo tempo meritato. Partita difficile, partita sporca, eravamo preparata per cercare molto, al di là delle nostre assenze in questo periodo, cercando di riuscire a contenere gli avversari con degli atteggiamenti abbastanza difensivi dal punto di vista degli uomini. Abbiamo giocato con Michele Russo avanti a difesa, diciamo che i nostri piani sono saltati su perché abbiamo preso gol dopo 8 minuti, abbiamo faticato il primo tempo. Abbiamo faticato veramente molto a prendere la partita in mano, sempre distanti dalla porta, poca densità dentro l'area, manovra lenta, d'altronde questo è il campionato, noi dobbiamo metterci in testa che quello che riusciamo a fare al comunale è una cosa e fuori casa invece è tutto un altro campionato. Un anno fa probabilmente l'avremmo persa questa partita, invece nel secondo tempo abbiamo avuto un'ottima reazione e siamo stati premiati dal gol alla fine. Ecco, dicevamo, la costante in questo senso è proprio il carattere e la determinazione di questa squadra che nel secondo tempo ha proprio tirato la partita dalla sua parte. Ma sì, direi che i numeri dicono che nelle prime 5 partite di campionato abbiamo sempre recuperato il gol subito. E questo sicuramente è un segnale che ci deve dare grande fiducia, grande coraggio, ma la partita di oggi direi che la lezione più grande che ci deve dare e che ci deve far capire quanto sia difficile questo campionato, quanto tutte le squadre sono organizzate, sono pronte a non farti giocare, è difficile. Oggi siamo al mese di settembre, abbiamo 10 punti, siamo a metà dei punti che vorremmo fare nel giorno d'andata, quindi è un dato secondo me per noi molto ma molto importante. Ecco, abbiamo visto anche a Sprazzi quello che appunto potrebbe dare questa squadra una volta recuperati tutti quelli che sono gli effettivi ruolo per ruolo. Abbiamo visto nel secondo tempo, quando ci sono state le due punte in campo, è cambiato un po' anche, diciamo, quello che è l'atteggiamento in campo. Ma direi che è un discorso mentale, al di là delle persone che hanno giocato, abbiamo fatto un primo tempo, ripeto, al di sotto delle nostre capacità, però purtroppo capiterà ancora. Quello che conta è che siamo riusciti a ribaltare una partita tra virgolette sporca. Come ti dicevo prima, un anno fa queste partite in trasferta le perdavamo.
Ora mercoledì c'è l'impegno in Coppa Italia, quindi domenica un'altra partita importante e difficile come quella con la Reggiana. Ci sarà un po' di turnover presumibilmente mercoledì? Ma più che turnover parlerei che giocherà chi più ha bisogno di giocare, ecco, io la riassumerei così. Anche le parole di Luca Prini, intervistato da Marco Bianchi, ha detto stampa appunto della Virtus Entella. Esaurito il capitolo Lega Pro 1, possiamo passare alla Serie D, dove sono arrivate due vittorie di misura e una sconfitta anche questa di misura. Andiamo a leggere appunto il tabellino, dove la Lavagnese ha vinto 1-0 contro il Gozzano grazie al rigore messo a segno al 62esimo minuto da Franza. Il Chiavari Caperano ha vinto 1-0 in trasferta a Novi contro la Novese grazie al gol di Cargioli al 20esimo minuto, e è arrivata la sconfitta per il Sesto Levante 1-0 a Santa Margherita Ligure contro il Bogliasco. Andiamo a leggere anche la classifica, che vede in testa il Chieri con 13 punti, la Lavagnese, se non fosse per il fattaccio ormai arcinoto che non voglio neanche più ricordare, sarebbe a 15 punti, invece a 12 punti, 11 punti il Santia, 10 punti il Chiavari Caperana, 9 punti il Tortona e il Verbania, 8 punti il Bra, a 7 punti il Sesto Levante e il Borgo Sesia, 6 punti il Trezzano e l'Imperia, a 5 punti il Bogliasco, il Tortona e il Verbania, a 3 punti la Folgore Caratese e l'Asti, 2 punti per la Novese e il Gozzano. Allora, intanto questa è la classifica appunto marcatori per quanto riguarda il girone A di Serie D. Andiamo a vedere quello che è successo ieri pomeriggio al Riboli di Lavagna, con tanto di intervista a fine gara ad Andrea Danino. Mister, 1-0, un po' di fatica questa squadra rognosa, però ce la essere soddisfatti. No, io sono contentissimo, abbiamo fatto una grandissima partita, difficile, senza, magari non spettacolare, ma sotto il profilo tattico direi assolutamente perfetto. Quando prima della partita avevamo già fatto tutte le nostre cose, ho visto che c'era in panchina Nannini e Innocenti, ho capito che loro erano venuti a non giocare e sono entrato spogliato e ho detto: oggi ragazzi ci sarà da fare per guadagnarsene, e così è stato. Ecco, magari tu non lo vorrei dire, ma lo dico io, l'arbitraggio è un po' così, è troppo ammoniti, eh? Se ne siete accorti, sono 2 anni che non parlo più degli arbitri e direi che paga, nel senso che non ci sono più squalifiche, non ci sono più alibi per i miei giocatori, quindi stiamo diventando più forti anche di queste cose qua. È vero, abbiamo vinto su rigore, ma potevamo sbloccarla molto prima e non abbiamo preso direi assolutamente un tiro in porta, quindi questa squadra cresce. C'è stato anche l'innesto di Rolandelli, che mi aveva già dato indicazioni pesanti mercoledì a Pistoia. Abbiamo chiuso con una difesa 5 perché avevano in campo 3 giocatori sopra il 1,90 m, direi una partita perfetta. Magari avete sentito un po' della partita di mercoledì, oppure questi veramente erano rognosi, erano messi bene in campo, poi magari la classifica è quello che è per loro, però non mi sembrava una squadra così poco accorta, insomma, Bortola è uno abbastanza, uno molto bravo. Secondo me è stato uno svantaggio per noi che si sia fatto male Troiano, perché questa è una squadra che gioca a calcio, in Troiano il suo cervello, con l'uscita di Troiano secondo me sono diventati un po' più operai di come giocano di solito, però questa è una signora squadra, una squadra costruita per fare un campionato da prime posizioni, direi che sono più che soddisfatto. Bravo. Bene, abbiamo visto appunto le immagini di Lavagnese Gozzano. Danilo, il rigore c'era, t'ho visto un po' così. È bravo Sogno a procurarselo. È tutto qua, si comprano questi giocatori anche perché portano questi tipi di rigori. Diciamo che se non l'avesse dato, lo si può dare, non dandolo non sarebbe venuto giù il mondo, ci poteva stare. Il giocatore va a cercare, il difensore è molto ingenuo, ci casca, Sogno è un esperto in queste cose e serve anche questo, è stato preso anche per questo. Se tu vuoi fare un certo tipo di campionato devi avere giocatori che una partita probabilmente bloccata come questa te la risolvono in questa maniera. Rimango comunque convinto che nel complesso dei 90 minuti la Lavagnese meritasse, diciamo che questo è un anno giusto anche per questi episodi, magari anni scorsi non te l'avrebbero dati questi rigori, quest'anno arrivano e va bene così. Marco, tu eri con me ieri al Riboli, insomma forse una Lavagnese meno brillante, però vuoi un po' le scorie della Coppa con la Pistoiese, vuoi anche perché Gozzano era messo bene in campo da Bortolas, insomma non era un cliente facile, nonostante Gozzano poi è in fondo alla classifica. No, per niente, un cliente molto scorbutico che, a parte una fiammata iniziale, poi ha pensato quasi esclusivamente a difendersi. La Lavagnese più bella finora l'ho vista
in quella che paradossalmente è l'unica partita che ha perso, quella contro il Tortona, dove per un tempo veramente aveva giocato un calcio straordinario, secondo me, ha fatto 45 minuti bellissimi. Le altre due partite casalinghe non mi è piaciuta tantissimo, però è una squadra che ha una grande solidità, subisce poco e davanti ha dei giocatori che o prima o poi il gol te lo fanno, te lo procurano, ha ragione Danilo. Sogno si è andato a inventare questo rigore, cioè non ha fatto una grande partita neanche lui, però ha conquistato palla a mezzo il campo, è arrivato in area e se l'è preso. Questo è un episodio che ti cambia la partita, vuol dire 3 punti. Tu hai davanti ai Sogno, se non è in giornata Sogno e Pasquero, se non c'è Pasquero hai Franca, e poi magari in panca c'è ancora Croce che ti può comunque dare qualcosa. Sono giocatori importanti in Serie D, sono giocatori importanti che stanno facendo la differenza. L'Avanese sul campo ha vinto 7 partite su 7, 5 in campionato e 2 in Coppa Italia. Sì, è significativo. È significativo. Era mai successo, soprattutto tenendo conto che gli altri tre versioni del Danilo 1, 2, 3, le versioni precedenti partiva malissimo. Era qua, i cambiati li perdeva, non dico li perdeva, ma perdeva la possibilità di fare qualcosa di grande perché partiva male. Speriamo che non si perda la tendenza. Però se la Lavagnese ha dimostrato in queste 5 partite di avere qualcosa in più rispetto all'anno scorso, io penso anche che il progetto di mister Dagnino, che è stato forse nei tempi iniziali molto criticato da alcuni, si stia adesso concretizzando. Noi guardavamo forse solo le tessere di un puzzle che ora si è messo assieme. Probabilmente lui, anche lui, doveva, ricordiamo 4 anni fa, Dagnino esordì in questa categoria, non l'aveva mai fatta. Ha capito alcune cose anche dal punto di vista della preparazione, e questo puzzle potrebbe concretizzarsi. Secondo me il disegno che ne viene fuori è un disegno che porta scritto C2. So che già siete compagnoni e qui avrà toccato tutto il ferro che c'è intorno, però diciamo che vedendo questa squadra che fa queste 5 vittorie, poi ripeto sono 4 per un disguido burocratico, però che fa 5 vittorie in un campionato in cui non vedo le corazzate degli anni passati, non vedo strano, un Val d'Aosta, non vedo i Savona, i Cuneo degli altri anni, potrebbe la Lavagnese fare veramente molto bene. Non parlo solo di playoff, penso anche a cose di più dei playoff, tenendo, e lo dimostra il fatto che se non hai un impianto di gioco molto solido non vai a Pistoia a prenderti una qualificazione, per quanto diciamo così abbastanza platonica, della Coppa Italia siamo ancora presto per discorsi, non ce li vai a prendere 3 punti se non hai un impianto di gioco comunque con l'inclusione degli interpreti che è diventato molto solido. Bene la Lavagnese, ma altrettanto bene anche Chiavari Caperana. Danilo, vince 1-0 in trasferta contro la Novesa, 10 punti insomma dopo 5 partite, c'è da stare allegre insomma. Se dovessimo giudicare gli allenatori dal materiale che hanno a disposizione, se Dagnino è da 10 in questo momento, perché comunque fa rendere al massimo quello che ha, non si può non esimere dare 10 lode a Davide Del Nero, perché per quanto il Chiavari non sia squadra da bassi fondi, non me lo immaginavo che potesse stare così in alto, visto che comunque in estate ha ceduto gente importante, ha preso anche alcuni, ma ha cambiato molto. Che subito potesse ritrovare immediatamente la quadratura del cerchio e trovarsi in alto è sorprendente. Qui anche qui c'è una continuità di lavoro di mister Del Nero, perché io li ho visti in azione in casa, li abbiamo visti insieme, Joel, in azione in casa. Devo dire che c'è anche qui un impianto di gioco ben preciso. In queste categorie, più dei nomi, secondo me, conta questo. Quando tu c'hai un copione ben quadrato, anche se c'hai a recitarlo degli attori in mezzo, non dico cani, attori normali, e fai delle belle recite. Se c'hai anche dei primatori, dei Gasman, ma c'hai un copione che è scritto in maniera molto, molto bassa, molto debole, di solito stecchi, l'abbiamo visto anche negli anni passati. Male invece Danilo e Sesti Levante, perché sì, si è perso di misura contro il Bogliasco, però pochi tiri in porta, anzi uno solo mi hanno detto. C'erano delle assenze, non dimentichiamo. Delle assenze, ecco questo però è grave, le assenze per infortuni dice sfortuna, le assenze, e il Sesti Levante ne ha già subite un po' troppo, per squalifica mi fanno pensare male, nel senso che è un errore, perché lì è un problema comportamentale che va tagliato, perché un campionato così lungo, se comincia ad accumulare gialli e rossi, come se piovesse, arrivi a Natale che c'hai la gente anche carica di ammonizioni, il primo giallo che esce a casaccio anche per una parola che ti scappa sono squalifiche, e allora è difficile. È chiaro che ieri secondo me il Sestri ha pagato soprattutto la difesa, una debolezza della difesa, che pare che fossero i titolari fossero tutti fuori per assenza, per infortunio, per squalifica. A parte questo, il Bogliasco doveva rilanciarsi dopo una partenza sbagliata, ci può stare. Non dimentichiamo che il Sesti, con tutti i rinforzi adeguati, i rinforzi che ha avuto, è una matricola. Qualche errore di esperienza, qualche errore, una partita entrata in una certa maniera sbagliata, ci può stare. Non dimentichiamo anche che è comunque, mi pare, ancora dalla parte sinistra della classifica.
al prescindere da quello che pensa il presidente Arioni, che so che lui la classifica sono fatte dal numero uno e poi gli altri posti gli interessano poco, però che, insomma, lui pensa alla promozione. Qui bisogna pensare invece che come primo anno di Serie D una posizione tranquillizzante classifica, una salvezza senza patemi, sarebbe già la Coppa Campione del Sesti Levante. Marco, tu che segui le partite casalinghe del Sesti Levante, ti pongo un mugugno del tifoso medio. Ponimelo. C'è da risolvere un po' questo equivoco di Mezzgura, è una punta, non è una punta, ieri ha giocato come punta, in realtà Pugli sarebbe un esterno, Florio è tenuto in panchina. Faccio la vedi? Solo una puntualizzazione veloce, sì. Mezzgura e Savora non giocava punta. Oh, Danilo, ripetilo, perché quando lo dissi io a Sesti mi diedero del Mezzgura visionario. Nel Savona, io le volte che l'ho visto due volte in due campionati diversi, cioè quattro volte in tutto, non ha mai giocato punta. È anche vero che col gioco che faceva Svuoto Corda era difficile definirlo. Diciamo che Mezzgur dovrebbe giocare come Vannucchi, immediatamente dietro le punte, l'uomo che li mette in movimento e poi si inserisce. Però questo nel Savona, con un tipo di gioco, è una categoria diversa. Lo so, è difficile. Anche Frank non ha mai giocato punta, eppure Danino lo fa giocare da centravanti, se andiamo bene a vedere. Però altro fisico, altro Marco. Fisico. Altro no, fisico. No, ma io ti dico, io non so quale sia il ruolo. Dico, le partite che ho visto io, quella che si è mai giocato meglio, quella che ha giocato sulla fascia come esterno. Quella partita lì è stata devastante, ha fatto un gol, è stato pericoloso. Mi è sembrato molto più in palla di quando l'ho visto giocare da centrale, da attaccante centrale. A me sembra che il Sestri abbia molta gente tecnica davanti, Florio, Quintana, però Fabiani. Non abbia l'uomo proprio da 16 metri, dall'ultimo passaggio. Ha diverse mezze punte, trequartiste, chiamano come vuoi, c'è solo una punta. In Serie D, soprattutto in trasferta, può essere un handicap, in trasferta. Dico, quando c'è l'attaccante, il bomber è Florio. Poi ma lo vedete prima punta voi, Florio? In Serie D parlo. Allora, il ruolo il suo è quello. Che poi possa faticare o no in D, può anche starci come discorso. Però, a mio modo di vedere, Mezzgur non è una prima punta. Giocando allora che tu giochi con Florio punta e dietro Mezzgur, ecco, rubiamo il posto a Milan. No, ti dico, assolutamente no. Lo schieramento che mi ha convinto di più è stato quello che abbiamo visto 10 giorni fa a Rivoli, con Florio prima punta, Tabbiani dietro, Mezzgur e Quintana sulle due fasce. Quindi un 4-3-1. Lui gioca con 4-2-3-1, quindi quello è lo schieramento che mi ha convinto di più. È ovvio che sono discorsi che noi facciamo qua seduti, Juari li vede tutta la settimana, magari ne capisce anche più di me sicuramente. Joel, mi chiedo un parere, ti dico la partita che l'ho visto meglio è quella che l'ho visto giocare sulla fascia. Il discorso è così fatto: 4-2-3-1, vedendo come ho visto giocare l'anno scorso in seconda divisione Lega Pro, l'uno, cioè l'attaccante puro, deve essere un attaccante che gioca non guardando la porta, ma guardando i compagni e facendo salire la squadra. È un ruolo ingrato. Esatto, perché è un ruolo che prende un sacco di botte, devi lavorare con gli altri, li fai salire. Come per esempio gioca Del Nero con Baudinelli, sì. O adesso con Cargiolli, che fa questo continuo movimento. Ma devi essere uno di fisico, cioè, e soprattutto che guardi i compagni. Florio, mi risulta, ditemi se sbaglio, che gioca molto guardando la porta. E questo è già un handicap, perché si potrebbe anche lanciare un'altra provocazione, che non è obbligatorio giocare col 4-2-3-1, perché adesso può giocare anche senza attaccanti, come insegna la Spagna. Ora sembra che questo schema qua, che insomma tanti lo usano, in realtà insomma si può giocare col 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, Conte vinto di scudetti col 3-5-2, quindi si può giocare in tanti modi a pallone. Comunque sono qua a parlarne, direi. Allora adesso mandiamo l'intervista che Davide Cucco ha realizzato a Zizi Stagnaro. Allora io nel frattempo ringrazio Danilo Sanguinetti, che deve scappare. Grazie per essere venuto alla prima puntata, cerca di venire anche le altre. Cercherò di venire, grazie a tutti e buonanotte. Ok, allora andiamo con l'intervista realizzata da Davide Cucco a Zizi e poi torniamo in studio. Però Zizi, cosa non ha funzionato oggi? Beh, diciamo che il gol preso a freddo così ci ha un po' frenato, come al solito le nostre partenze sono un po' lente, poi abbiamo provato in tutti i modi a raddrizzare la partita, l'infortunio di Sugrenti ci ha ulteriormente penalizzato, perché già con gli squalificati Guilherme, Verdi in difesa eravamo già molto contati. Abbiamo dovuto portare Mosti dietro e insomma abbiamo snaturato un po' tutto l'assetto, però direi che tutto sommato oggi singolarmente se ne sono salvati pochi, non è stata una buona partita da parte del Sestri e pensiamo
domenica prossima la Folgore Caratese. Ecco, c'è anche una classe arbitrale che probabilmente non sembra all'altezza di questa Serie D. Il Sestri ha qualcosa da recriminare? Beh, purtroppo tutti abbiamo visto come è andato l'episodio del gol. Quintana che ha preso una botta in testa, il regolamento parla chiaro, quando uno prende una botta in testa l'arbitro deve fermare il gioco, avrebbe dovuto fermare il gioco, non veniva al gol, magari Bogliasco avrebbe vinto lo stesso, però in un altro modo. Perdere per un gol preso con un uomo a terra al limite della nostra area, col portiere che stava guardando probabilmente il compagno a terra, e quindi fa male, però purtroppo gli arbitri in questa categoria quello che sono, e quindi è andata così. Allora Marco, abbiamo ascoltato le parole di Zizi Stagnaro, la domanda di Davide Cucco era precisa, insomma, questo arbitro che magari poteva interrompere il gioco perché c'è un giocatore del Sestri a terra. È anche vero che però il Sestri, quando è caduto Quintana, ha proseguito l'azione, poteva cacciare il pallone fuori, invece ha cercato questo contropiede, ha perso palla e da lì è nata l'azione che ha portato al gol il Bogliasco. Come la vedi te questa? Sì, sono situazioni come sempre molto a discutere, che secondo me si potrebbero risolvere molto semplicemente vietando di buttare fuori il pallone, si risolverebbe il problema per sempre, perché veramente ne abbiamo già parlato, anche questa è una situazione insostenibile, ormai è diventata veramente insostenibile. Nella fattispecie il Sestri ha giocato, il Bogliasco ha giocato, è andata così, più che altro non si può prendere un gol con un tiro da 30 metri, mi sembra una cosa, cioè, onestamente non puoi perdere una partita così. Poi dispiace perché il Sestri, dicevamo anche prima, sta facendo tutto sommato bene, io ho perso una partita che poteva anche non perdere. Bene, abbiamo anche esaurito il discorso per quanto riguarda appunto la Serie D. Ricordiamo comunque il prossimo turno che vedrà sabato nell'anticipo alle ore 15 al Comunale di Chiavari, Chiavari Caperana contro il Santiam, mentre domenica la Lavagnese sarà impegnata in trasferta contro il Verbania. Il Sestri Levante ospiterà al Riboli la Folgore Caratese. Ricordiamo nuovamente che il Sestri Levante giocherà ancora questa partita e la prossima casalinga al Riboli. Si punta a tornare al Sivori, dove è stato messo un nuovo manto in erba, per il domenica 4 novembre, quando ci sarà Sestri Levante Lavagnese. Passiamo all'Eccellenza, dove si è giocata la quarta giornata. Andiamo con il tabellino. Appunto, c'è stato il pareggio 0-0 tra Casazza Ligure e Vallestulla. Arriva Samba, perso in casa 4-2 contro il Finale. Santa Maria San Salvatore Fontanabuona ha perso negli ultimi minuti, anzi al 93esimo, contro il Ligona, e la San Margheritese ha pareggiato in trasferta 0-0 contro la Veloce Savona. Questa è la classifica che vede a punteggio pieno il Vado con 12 punti, segue il Real Valdivara, neopromossa, con 10 punti, a 8 punti Ligona e Quigliano, 7 punti il Vallestulla, leggermente in ritardo magari. Per quanto ci aspettavamo noi, ci aspettavamo appunto una partenza migliore magari del Vallestulla, comunque è a 7 punti, 6 punti la Sestrese, 5 punti il Finale Fezzanese e il Casazza Ligure, che continua sempre a sorprendere, 4 punti la Virtus Culm Polis Sestri insieme alla Riva Samba, 3 punti la San Margheritese e la Veloce, 2 punti Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, 1 punto la Carese, ultimo con 0 punti il Campo Morone Sant'Olcese. Marco, ti chiedo subito un commento su questo 0-0 tra Vallestulla e Casazza Ligure. Insomma, un buon punto per il Casazza, Vallestulla che insomma è un po' indietro rispetto al Vado capolista, però ha ancora tempo per recuperare. Sì, in linea generale non stanno arrivando grandi soddisfazioni per le nostre squadre. Casazza Ligure, tutto sommato, per quelle che erano le premesse, una neopromossa, addirittura sono esordiente assoluta in categoria, quella che ha iniziato meglio questo campionato, 5 punti, insomma abbastanza bene. Vallestulla, forse ci aspettavamo qualcosa di più, ricordo che l'anno scorso dopo 3 partite aveva un punto. Sì. Le squadre di Rubo vanno in crescendo solitamente, quindi se anche quest'anno sarà così, comunque può togliersi qualche soddisfazione, è una squadra che chiaramente ha cambiato qualcosa, non c'è più Fruz, non c'è più Mazzei, non c'è più Martin, che l'anno scorso insomma ha tolto tante volte dai castelli del fuoco, e deve un po' riassestarsi la squadra, ha il potenziale per fare un buon campionato, insomma poi l'anno scorso fece un campionato forse anche qualcosa più che buono, ecco, insomma secondo posto, straordinario, che forse inizio stagione non era neanche negli obiettivi, arrivò strameritato, precisiamo, Vallestulla arrivò poi a 40 minuti della Serie D, insomma fece qualcosa di memorabile.
quest'anno può fare bene, speriamo per la squadra di Bolzanowska altrettanto bene. Quindi insomma, il pareggio di ieri, che sostanzialmente penso non accontenti nessuno delle due, non fa neanche troppi danni a nessuno delle due. Ecco. Ecco, il Casazza, come ho detto, ha pareggiato col Valsugana 0-0, dovrebbe fare un campionato tranquillo a mio modo di vedere, così come anche Rivasamba, che però ieri ne ha prese 4 dal finale. Non è un bel risultato quello. Rivasamba ha iniziato bene, poi invece l'ultima giornata non ha fatto delle cose particolarmente positive, una squadra che sembra un po' discontinua finora, manca un po' di continuità. Quando poi prendi anche 4 gol non sono segnali particolarmente belli. Ora, può essere una domenica storta, può capitare a tutti, insomma penso che Rivasamba speri di non ripetere l'ultima stagione, ecco, che l'obiettivo sia quello, insomma, di fare un campionato tranquillo, non soffrire, insomma, le potenzialità ci sono tutte. Ecco, se Valsugana magari è una squadra da prima fascia, Rivasamba e Casazza da metà classifica, probabilmente soffriranno San Margheritese e Santa Maria San Salvatore Fontanabuona. Gli arancioni faticano sempre a segnare, Santa Maria è una neopromossa, ha perso comunque ieri un po' di sfortuna perché perdere al 93esimo non fa piacere. Santa Maria non solo è una neopromossa, Santa Maria è una squadra che l'anno scorso era arrivata tipo decima in promozione, si è ritrovato facendo bene in promozione, per carità, perché era il primo anno, una salvezza tranquilla, fu come vincere uno scudetto, però si è ritrovata in eccellenza con un altro campionato, la differenza c'è, in più ha anche un pizzico di sfortuna, queste prime giornate l'ha avuta e chiaramente la classifica non sorride, è una squadra che può risollevarsi, certo ci sarà da lottare. Per la San Margheritese è lo stesso discorso, tu fai giustamente notare una squadra che non segna, se poi non fai gol, insomma, fare dei punti diventa difficile. Allora, il prossimo turno vedrà in eccellenza la San Margheritese che ospiterà la Fezzanese, Rivasamba giocherà in trasferta contro Real Valdivar, quindi l'allenatore del Rivasamba, Mirko Nardi, ritroverà la sua ex squadra che ha portato appunto l'anno scorso a vincere il campionato di promozione, quindi Real Valdivar è meritatamente in eccellenza, il Casazza Ligure in trasferta impegnato contro il Quigliano e poi ci sarà questo derby. Io lo chiamo derby, Marco, perché un Valsugana Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, insomma Fontanabuona ricordiamo non esiste più, almeno formalmente, c'è stato questo... Cioè, non mi dire che è il derby delle due valli. Perché... Non dico questo, però, però io so che ci tengono sì. Particolarmente a questa partita, o vuoi più perché... Poteva essere il derby del San Martino questo. Bravo, non nel senso allora, di ospedale, ma nel senso di campo. Mi hai anticipato, perché questa secondo me è una partita che magari qualche dirigente ci terrà a vincere, perché vuoi un po' perché Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, nel proprio nome Fontanabuona, sì. E la sfida tra Valsugana e Fontanabuona era sentita. Vuoi perché nel Santa Maria San Salvatore Anche se Fontana... nessuno ha mai capito perché fosse sentita questa partita, però non lo so, sentita. Ma questo è vero. Poi sì. C'è il nome San Salvatore. San Salvatore. Insomma, che ospita il comune di Cogono. Ora, il comune di Cogono non ha rinnovato sì, no, l'utilizzo del campo San l'anno Martino scorso Valestino, sarebbe stato il derby del San Martino, perché tutte e due giocavano lì, quest'anno non lo è più. Quindi ci sarà un po' un senso di rivalsa. Un senso di rivalsa, anche se poi penso che ci terranno entrambe, comunque un derby, sono due squadre comprensorio. Penso che sarà comunque una partita tranquilla, non credo succederà nulla di maligno io che penso ste cose. No, ma dici tutto che è vero. Più che altro io mi chiedo se il Valsugana tornerà prima o poi a giocare a Bolzanowska. Bella domanda. Perché? Ho visto le immagini, anzi le fotografie sul profilo di Facebook del sì. Real Fieschi che ha giocato contro il Valle. Hanno giocato a Bolzanowska. Nel campo di Bolzanowska e sinceramente così com'è. Non può ospitare partite di eccellenza. Ma non può per il terreno, tu dici? Ma un po' per tutto, credo. Anche per le dimensioni mi sembra veramente ancora... Ma penso che i lavori l'abbiano fatto proprio pensando a dimensioni d'eccellenza, credo. Pure, secondo me. A me così ad occhio non sembra, però anche il terreno, il fondo non mi sembra. Allora, sì, perché poi ci sarebbe da chiedere anche se potesse, poi Rubo vorrebbe andarci a giocare, insomma, abituato da anni e anni sul sintetico, tornare a giocare sulla terra... Non lo so. Infatti, hai detto bene. Certo che è un gran peccato, perché proprio è una squadra che sta facendo delle cose meravigliose, soprattutto di un paese piccolo, perché Bolzanowska è chiaramente un paese di mezza montagna, e penso per il paese sarebbe davvero bello avere la propria squadra che gioca la domenica lì, ci sarebbe anche molta più gente. Invece questo continua a peregrinare, oggi qua, domani là, quest'anno all'Andersen, va bene. Bene, abbiamo esaurito anche il discorso relativo all'eccellenza, abbiamo esaurito anche questa puntata, la prima puntata di Punto Sport.
Ricordiamo lo storico programma appunto di questa emittente che va in onda dal 1991, inutile ricordarvi che aveva iniziato Marco Bianchi appunto nel 91 fino al 94, poi Italo Valebella condusse questa trasmissione per 10 anni fino al 2005, la riprese Marco Bianchi, io l'ho ripresa indegnamente da questo il terzo anno, quindi è tornato oggi, vi terremo compagnia fino a maggio-giugno, dipenderà anche se le nostre squadre si comporteranno bene e magari arriveranno promozioni anche magari attraverso gli spareggi. Ho ringraziato prima Danilo Sanguinetti, ringrazio anche Marco Pagliettini, giornalista del Corriere Mercantile di Radio Aldebaran, che mi ha tenuto qua a compagnia. Grazie a te, un saluto anche al nostro amico Gabriele Ciccio Ingraffia, che non è venuto. Ecco appunto, salutiamo Ingraffia che mi ha tirato il pacco, ti aspetto presto in trasmissione. Bene, rinnovo l'appuntamento con Fischio Finale, che è tornato ieri, ogni domenica alle ore 19 in diretta, per darvi i risultati appunto dei campionati, dalla Lega Pro 1 alla terza categoria, invece con i sottoscritti con Punto Sport a lunedì prossimo alle 20:30 rigorosamente in diretta. Io ringrazio gli amici in regia Diego Terlizzi e Davide Cucco, che tra l'altro ha rinnovato le grafiche che a me piacciono tantissimo, così anche la classifica dei marcatori. Bene, finisce la serata qua, vi lascio la programmazione della rete, noi ci vediamo tra 7 giorni.